Hola, oggi imparerai dei verbi molto utili che in parte hai già visto quando ti ho presentato nel mio video come presentarsi e salutare in spagnolo. Però oggi li imparerai e li studierai in maniera un po' più approfondita. Cominciamo con il verbo tener, che se ti ricordi hai già sentito nella famosa domanda ¿Cuántos años tienes? Vamos a ver cómo se conjuga en el presente indicativo. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella o usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen o ustedes tienen. Se ti ricordi, nel mio video presentarsi e salutare, puoi ripassare come si usano i pronomi personali soggetto usted y ustedes. Tener si traduce in italiano con il verbo avere, ma nel senso di possedere. Yo tengo un libro, yo tengo muchos amigos. Adesso vediamo il verbo llamarse. Anche questo hai già visto e studiato, è un verbo riflessivo, per cui abbiamo bisogno anche dei pronomi riflessivi. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. E adesso entriamo nello specifico con due verbi molto molto importanti e particolari in spagnolo, il verbo ser e il verbo estar. Il verbo ser è quello più usato finora, quello che ho usato di più nei miei video. Se ben ti ricordi, yo soy Antonella, soy profesora de español, soy de Italia. Il verbo ser che indica essere. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. E poi abbiamo il verbo estar, che la prima volta quando l'hai visto sicuramente è stato nella famosa domanda ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Yo estoy. Tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Adesso hai visto il presente indicativo di questi verbi, però su ser e star mi devo soffermare un pochino di più perché voglio farti una piccola introduzione sui loro usi. Ti dirò gli usi principali del verbo ser, che si traduce in italiano con il verbo essere. E insieme al verbo estar creano un po' di difficoltà negli italiani perché sono due verbi che hanno alcune differenze rispetto appunto all'italiano. Il verbo ser si usa per identificare una persona. Se ti ricordi quando io mi sono presentata, Hola, yo soy Antonella. Mi sto presentando e identificando. Inoltre si usa per indicare la propria nazionalità. Soy Antonella y soy italiana. Si usa inoltre per parlare della fecha, per dire la data di oggi. Hoy es viernes 3 de julio. Per indicare inoltre la professione. Yo soy profesora de español. E para indicarla possession, quando possediamo qualcosa. Este es mi libro. Per indicare quando avviene un evento. Por ejemplo, la reunión es en el aula 10 a las 4, cioè quando ha luogo un evento. L'ultimo uso è quello fra i più importanti e quello forse più difficile magari da capire per italiani, quando vogliamo descrivere una persona, una situazione o un oggetto,
dando delle caratteristiche permanenti. Quindi se parliamo di una persona, la possiamo descrivere fisicamente o quando ci riferiamo, ad esempio, al carattere. Por ejemplo, mi madre es alta y es muy simpática. Ma su questo punto, più avanti, nei prossimi video, farò un approfondimento doveroso. Adesso ricorda che ser si usa para describir lugares y personas con características permanentes que no cambian. Il verbo estar viene usato principalmente per tre modi. Il primo modo è quando vogliamo indicare dove sta un oggetto o dove sta una persona, dove si trova una cosa, una persona. Per esempio, yo estoy en mi casa. Il libro sta encima della mesa. Indichiamo la posizione, quello che è anche in italiano lo stato e il luogo. Attenzione, yo estoy en casa. Il libro sta encima della mesa. Un altro uso molto importante è indicare come si trova un oggetto o una situazione. Ad esempio, la puerta está cerrada. Porta è chiusa. El ordenador está roto. Il computer è rotto. Cioè, está indica il cambiamento che ha subito in questo caso, stiamo parlando di oggetti, no? La puerta está cerrada y no está abierta. Non è aperta. Quindi indica il cambiamento che subisce in questo caso un oggetto. Il terzo uso di estar, che è quello veramente più importante e quello che crea maggiori problemi agli italiani, è quando vogliamo indicare lo stato d'animo, le nostre emozioni, le nostre sensazioni, come ci sentiamo. Quindi stato fisico, stato della salute, a livello proprio di salute e a livello emozionale. E quindi indica uno stato appunto temporale, non è una condizione permanente. Por ejemplo, hoy yo estoy muy cansada. Ma non si riferisce solo allo stato, diciamo, emotivo, fisico della salute di una persona, ma anche di una cosa. Por ejemplo, la mesa está limpia. Mi habitación está ordenada. Ma anche su questo punto, nei prossimi video farò un approfondimento doveroso su ser e star, perché crea diversi problemi agli italiani. Quindi non perdere i prossimi video. Ma adesso guarda questa serie di azioni che sto per compiere. Yo bebo un poco de agua. Yo escribo en mi agenda y planeo la semana. Yo leo mi libro favorito. Yo escucho mi música favorita. Yo estudio para mis clases de español. Beh, cosa ne pensi? Attenta a questi verbi. Leo, studio, apro, sono tutti verbi all'indicativo presente. Adesso, infatti, ti presenterò come coniugare al presente indicativo i verbi regolari. Attenzione alle desinenze, perché queste ti serviranno anche poi quando studieremo i verbi irregolari, dove la situazione si complica un po' perché l'irregolarità coinvolge la radice del verbo. Ma almeno adesso imparerai le desinenze e come coniugare i tanti verbi regolari che abbiamo in spagnolo. Presente identificativo de los verbos regulares.
Primera conjugación. Ar. Estudiar. Yo estudio. Tú estudias. Él, ella, usted estudia. Nosotros estudiamos. Vosotros estudiáis. Ellos, ellas, ustedes estudian. Segunda conjugación. Er. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Nosotros bebemos. Vosotros bebéis. Ellos, ellas, ustedes beben. Tercera conjugación. Ir. Abrir. Yo abro. Tú abres. Él, ella, usted abre. Nosotros abrimos. Vosotros abrís. Ellos, ellas, ustedes abren. Bene. Non dimenticare di riascoltare, praticare. E lasciami un commento con le azioni che svolgi di solito utilizzando il presente. Leggi, se puoi, ascolta e cerca di memorizzare il lessico che piano piano stai imparando. Iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi video con le prossime lezioni. Seguimi inoltre su Instagram e su TikTok con il mio account Spanish Nelly, dove ogni tanto do dei consigli molto rapidi su questa lingua meravigliosa. Dale mi gusta e comparte il video. Metti mi piace e condividi il video se ti è piaciuto. Ti deseo una feliz semana e hasta pronto!